e l'impatto della resa per Tony Maiello. Ciao! Ciao! Abbiamo deciso. Siamo poveri. Abbiamo gli stessi vestiti di ieri. Un'altra challenge che in realtà è stata registrata subito dopo la challenge. No, oggi è un altro giorno. No, mi dai, piace vestire. Io ho tutte maglie così. Raccontiamo com'è andata. Ho 10 maglie. Abbiamo registrato la challenge precedente, no? Quella che la Whisper Challenge, che indovinavamo con la musica. Eh? Vabbè, dovevamo indovinare una frase nel momento in cui avevamo la testa. Beh, guardatela, vi mettiamo il link qua, guardatela, per capire di cosa sto parlando. Che è successo? Che quando abbiamo finito di registrare quella challenge, stavo pensando alla challenge da fare successivamente. Cioè, ci abbiamo un cazzo, abbiamo pensata e ci siamo messi a provarla. Ci siamo fatti prendere veramente tanto da questa cosa. Solo lei. Che adesso ho detto, beh, adesso siamo carichi, facciamola adesso. Sempre lei. Allora, questa challenge si chiama Sarabanda Challenge. Sarabanda Challenge. E abbiamo deciso. Questa è come lasci di biricoccola. Le regole del gioco sono: la nostra regia farà partire una canzone di Sanremo. Praticamente, che cosa succede? Fa partire questa canzone e noi ci dobbiamo prenotare facendo dei versi di animali. Esatto. Quindi io farò il piccione. Perché è una paloma. Che fa. No. Così. Mentre lui fa il porcellino. Ok, se ci prenotiamo, la regia ci darà il via per poter rispondere e diciamo il titolo della canzone e l'artista. Se la persona, uno di noi, non si prenota prima di dire il titolo, è errore. Ok? E l'altro, prenotandosi, può rispondere. Wow, aiuto. Luna. Posso le ali, ti lascerò. Ah. Yahoo! Da 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 da. What? Tempo scaduto. Sarà perché ti amo. Caspita! Non ti sei prenotato. Cucu! Sarà perché ti amo. Ricchi e poveri. Non se la ricorda manco quello che l'ha cantata a Franzia. Da l'ISO non voglio mica la luna. Brava. Un'emozione da poco. Brava. La cantante pure devi dire Anna Ox. Ok. Ho dovuto lasciare l'Italia per motivi di sicurezza. Angelo. Francesco Renga. Luna. Irene Grandi, la tua ragazza sempre. No. Come no? Essere una donna. No, no, è vero. Jenny. Tempo scaduto. Il mio amore unico. Non mi viene in mente. Di chi? Sì. Dolce Nera. Ma le cagli come foglie. Ma le cagli. Sembra un'unica parolaccia. Ma le cagli. Gente come noi. Ivan Spagna. Genio. Uomini soli. No! Ibu. 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 Ma chi la canta sta cosa? Ce la mannoia, le donne. Siamo. Siamo in tempo scaduto! Le donne non cambiano!
Oh, me sta sgolando il porco. Fiorella mi annoia quello che le donne non dicono. Dove è il titolo, mannaggia. Le donne non fanno, detto lei. Che è un po' il senso della canzone, però. Questo è il piano bar del sotto casa, praticamente. Se stiamo insieme delicando. Mi hanno detto a me sincerità di Alice. Lo so. Bastardo. Diego. Mi sono prenotato sempre prima. Com'è straordinaria la vita di Dolce. Che palle. Umiliata proprio. 5 giorni di Michele Zappi. Ho capito, è più veloce a fare il verso del maiale. Il mio destino è di stare insieme a te e Montagne Verdi, Marcella Bella. Raff, cosa resterà negli anni 80? Ha preso paura del porco. Lo so. Un'avventura? Wow! Lo battisti ovviamente. Magari ci vai a un quartetto. Vasco Rossi, vita spericolata. Wow, Vasco, non fa per indovinare. Io dopo di questa non gli toglierei la canzone da iTunes. Da iTunes? Beh, direi Giorgia con e poi. Ma io che anima le faccio? Cucco. Donna con te di Anna Oxa. Io ce la faccio più col naso, eh. Donne di zucchero. Wow, questo non l'avrei mai detto io. Anche se non sei una donna. Messaggio d'amore, Mattia Bazzar. Bitch. Mattia con due T, eh. Il famoso il fu Mattia Bazzar. Sarà quel che sarà, Tiziana Rivale. Ah, però te ne mai che ti è piaciuta, eh? Come sono stata pronta? Tiziana Rivale, raga. Tiziana Rivale. Mica faceva le luffe in silenzio, Tiziana Rivale. Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi. Lei la sa sempre dopo. Mi? Quelli che non hanno età degli Eiffel. Quelli che non hanno età e comunque andranno, non si fermeranno mai. Siamo noi sempre, solo noi quelli che. Nessuno mi può giudicare. Non fa niente. Come saprei? Nonostante sia una versione di merda, comunque l'abbiamo fatto.
La terra dei cacchi. Ma questa la sai sempre. Che meno come un piccione. Pavia. Piccione. Pavia. Vorrei avere il becco. Pavia, perdonami. Che va meglio alla mercata. Na 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 na. Tempo scaduto. Sì, che va meglio. Sì, che va meglio. Ma ti ho cercata comunque sia. Solo per dirti che le vibrazioni sono le mi dà. Brava. Wow. Ma non se la ricordano manco loro, che l'hanno fatta. Ok. Arriverà qui. Cru, 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 Luna. Zero assoluto. È come si chiama? Solo con te. No. Solo con te. Non c'è bisogno di altri figli. Vedersi davanti. L'alfabeto degli amanti, Michele Zarrillo. Che ha vinto? Sto vincendo. Che bella gente, Simone Grisi. Che penso oh, siamo... te lo dici alla fine che ha vinto. Penso che siamo 97 a 3. Ultima? Ultima, ultima. Dai, una. Alexia, per dire di no. Brava. Chi ha vinto? Non era facile. Chi ha vinto? Oh. 11 a 28 per Eugenio. Boom. 11 a 28. Secondo me ha messo qualche punto mio. Ma io ho indovinato un sacco di volte. Ma di che? Schiacciata di nuovo come una formica. Queste challenge le dovresti chiamare le eclissi di luna. Bene, grazie. Non abbiamo idee per la prossima challenge, grazie a Dio, perché vuol dire che non lo faremo stasera. 10 punti a chi indovina questa. Ok, ci ma sto. Ma prende lo stesso, sto comunque ci avanti. Sto. No, ci sto. Ma allora, sto avanti 17 punti. E vabbè, mi recupero, almeno sono meno eclissata. Ah, boh. Vai. Vai. Dove? Ha vinto comunque il genio. E che cazzo. Casomai di Luna Palumbo. Ciao. Casomai, il nuovo singolo di Luna Palumbo. Acquistalo subito in tutti gli store digitali.